Ragazzi, noi bikers abbiamo solo una cosa in testa. O forse due. Andiamo a vedere che cos'è. Ciao ragazzi, benvenuti sul canale Passione Moto e io sono Enzo per chi non mi conoscesse. Benissimo, come ho fatto in apertura, mi piace molto scherzare, ma abbiamo qualcosa davvero noi in testa. Noi motociclisti, o forse due. Come ho detto all'inizio, benissimo, cosa abbiamo in testa? Noi abbiamo il casco in testa, ragazzi. Il casco. Adesso ve lo faccio vedere così, ma scenderemo nel dettaglio e ve lo descriverò perché molti di voi mi hanno chiesto proprio, mi hanno fatto questa domanda: che modello di casco uso? Se è rumoroso, se insomma, parecchie domande tecniche su questo modello di casco. Ma andiamo a vederlo nel dettaglio, ve lo mostro prima esteticamente e poi vi do tutti i dati tecnici. Tecnicamente è interessante. Andiamo a vedere. Ragazzi, non posso farvi l'unboxing, ma vi faccio vedere che cosa vi arriva nella confezione del casco. Questo tipo di casco, ma non solo questo, ma anche tutti, cioè diciamo gli LS2. Benissimo. Allora, mi alzo e vi faccio vedere, mi tiro su, sono leggermente scomodo a stare inclinato così, quindi mi tiro su e vi faccio vedere tutto quello che trovate. Allora, il casco è questo e va bene. Poi trovate uno zainetto che contiene esattamente il casco e non solo. Trovate dentro lo zainetto, trovate questa bustina che è in vellutino. In vellutino molto molto delicato, se, praticamente è scamosciato, sembra insomma è velluto e trovate questo che dentro contiene praticamente una specie di quei, come si chiamano? Io li chiamo per dormire sui traghetti, sui treni, sugli aerei, che si gonfia. Adesso io non sto a gonfiarvelo, ma si gonfia e quindi praticamente si può appoggiare il casco per pulirlo all'interno, per fare manutenzione varia, eccetera. Quindi è molto utile per quello. Bene, marchiato LS2, non so se si vede benissimo, sia da una parte che dall'altra. C'è il marchio, è marchiato, bellissimo. Molto molto morbido, velluto, ok, con la sua bustina. E in più una pratica sacca per riporlo, per appunto andate in giro in moto, volete legare il casco alla moto, lo mettete qui nel contenitore, lo legate comunque, però questa sacca è leggermente, diciamo così, felpata e quindi la fa da antiurto, antigraffio. E non solo, non arriva solo quello. Io adesso non vi ho fatto vedere, cioè logicamente l'ho già usato e quindi c'è il pick lock. All'interno c'è il pick lock che ve lo danno, diciamo, nella confezione. Io l'ho già applicato, va benissimo e funziona benissimo anche d'inverno. Quello che dicono che la realtà è che il vetro non si appanna, non si appanna. Di modelli, ragazzi, come questo, ce ne sono di colori diversi, hanno nomi diversi, ricordarmeli tutti è impossibile, hanno tutti nomi strani, comunque Advent, il mio è la, diciamo, modello Evo, perché ha questa colorazione nero, diciamo opaco, con le bande verdi fluorescenti, fluo. Vi do un po' di dati tecnici perché questo casco, oltre ad avere la comodità di essere un casco, cioè di diventare, di chiudersi, di essere un modulare chiuso, che quindi ha l'omologazione per essere chiuso, ha anche l'omologazione per essere aperto, cioè quindi la visiera passa praticamente a 180 gradi sulla parte posteriore, rimane perfettamente bilanciato. Vi faccio vedere. Lo sgancio della mentoniera è semplicissimo. C'è un tastino qui sotto, se riesco a farvelo vedere. Questo tastino qua si schiaccia, si sgancia e guardate
guardate la visiera, è completamente chiusa, perché la visiera è completamente chiusa, lo sgancio, la visiera sale per un pezzo, diciamo, con la mentoniera, poi si apre, va diciamo fino a un certo punto, si apre, lascia passare la mentoniera che si incastrerà sulla parte posteriore e poi voi comodamente potete abbassarla e diventerà un jet. Oltre a questa visiera, logicamente ha anche, adesso la tiro su per farvi vedere, una bellissima lente parasole polarizzata. Ecco qua, io logicamente ci ho già appiccicato qualche moscerino, perché appunto io ho un annetto che lo uso, e quindi al suo perché. A me, come premetto e come vi ho detto, è un casco che mi piace tantissimo come linea, anche se a molti non piace perché è leggermente tondeggiante, non è sull'ovale, è leggermente tondo come forma e non è ovale. Allora, quindi l'omologazione, quindi potete usarlo anche d'estate con la mentoniera aperta. Logicamente la sicurezza di avere il casco chiuso è un discorso, e avere, viaggiare col casco aperto in autostrada è un altro discorso, però in città potete comodamente aprirlo e usarlo stile jet, che va benissimo. L'omologazione ve la metto in descrizione sotto, nei commenti, prima dei commenti, la descrizione del casco e tutte le attrezzature che uso per viaggiare, e magari anche le telecamerine, metterò anche queste cose qui, comunque metto l'omologazione sotto. Qualche dato tecnico anche sul materiale usato, e perché giustamente voglio che sappiate, anche perché sono stato a guardare anche queste cose qua nell'acquisto, so che molti sono, magari guardano la marca, perché logicamente la marca fa, ma dato che questo casco mi intrigava parecchio, ho guardato anche, diciamo, la struttura, con che cosa era fatto, diciamo, di che materiale era fatto. Allora, il materiale di costruzione è un polimero mescolato con altri, io ve la faccio breve, ragazzi, ve la faccio breve perché non sono un tecnico di queste cose, quindi formule chimiche eccetera assolutamente no, vi dico grosso modo di che cosa è fatto. È fatto di un polimero, un mix di polimeri praticamente, che servono a garantire che il casco abbia una flessibilità e una resistenza nel caso di impatto. Logicamente il casco deve proteggere la testa, e nel caso di impatto questi materiali garantiscono la protezione. In più c'è un'altra cosa che è stato studiato per estrarre le guancette, i guanciali, qua il guanciotto, come chiamateli come volete, in caso di impatto e di incidente questo, il casco si può estrarre senza forzare più di tanto l'estrazione, nel senso che queste imbottiture si staccano, si estraggono e il casco si può togliere. In più ha una doppia calotta anche interna dello stesso materiale che è fatto tutto il casco. Per quanto riguarda invece la chiusura è in acciaio, cioè la parte che si, diciamo, si chiude, ve lo faccio vedere, ecco qua, chiusura in acciaio micrometrica, quindi ve lo regolate in base a questo e poi tirando i laccetti. Quindi molto comodo anche questa cosa qui, e per sfilarlo basta tirare e si sfila benissimo. Allora, passiamo appunto ad altro e, che posso raccontarvi ancora. Allora, mi avete chiesto se è rumoroso. Ebbene, rumoroso è una parola grossa, devo dire che la rumorosità, come tutti i, diciamo, i modulari, hanno la non scricchiola, quello assolutamente no, però la rumorosità logicamente c'è, cioè non è che è rumoroso, è logico che un integrale avrà una insonorizzazione totale abbastanza buona, questo ce l'ha sì, ma superando i
velocità, diciamo la velocità consentita a un'autostrada in Italia, cioè superando i 130 all'ora, un po' di rinvolo d'aria può esserci, quindi un po' di ronzio d'aria, un po' di rinvolo d'aria può darlo, ma penso che, io non ne ho provati molti caschi, ma penso che anche gli altri caschi abbiano la stessa problematica, anche quelli integrali, anche perché tenendo la visiera leggermente aperta per la reazione possa succedere questo disturbo, chiamiamolo disturbo. Parlando di reazione, questo casco, e ve lo faccio vedere. Allora, un altro appunto, guardate, tirando avanti la mentoniera, la visiera, per far passare la mentoniera, si alza, guardate, e passa la mentoniera, si aggancia, e questo lo potete serrare di nuovo. Allora, per la reazione, vi dicevo, a reazione sulla visiera, tramite questa, diciamo, griglia, chiamiamola griglia centrale, che si può chiudere o aprire. Chiudendo la visiera abbiamo un altro flusso di aereazione su questa parte qua, sulla calotta, che si può chiudere o aprire secondo le esigenze, e quindi l'aria può passare tranquillamente davanti oppure sopra e scaricarsi sul posteriore su questa parte qua. Quindi l'aria passa sulla doppia calotta, all'interno della doppia calotta, difatti si sente parecchio l'aria sulla testa, diciamo quando fa molto caldo si sente passare l'aria più fresca e si sente uscire sulla parte della nuca, e l'aria defluisce anche da queste feritoie qua. Benissimo, e questo per quanto riguarda la reazione. Per quanto riguarda invece gli interni, le imbottiture si smonta completamente. Le imbottiture, come tutti i caschi, si smontano completamente, sono molto morbide, ma molto, pressano molto, contengono molto il volto, lo compattano molto. E hanno un'altra particolarità, che c'è la possibilità di installare l'interfono qua senza alcun problema. Ecco qua, si riesce a vedere questa parte rossa, sotto c'è l'interfono. Bene, io ci ho montato quindi l'interfono e questa struttura qui che vedete è incollata col biadesivo e praticamente tiene la telecamera. C'è anche la particolarità che io non ho l'aggancio, io ce l'ho, l'aggancio è magnetico della telecamera, e magari ci faremo un video su questa particolarità, perché mi è venuto il pallino del magnetico, quindi anche questa telecamerina qui sul casco ha gli attacchi magnetici, ma questo è un altro discorso. Bene, che altro dire? Beh, vi ho parlato di imbottiture, si stacca tutto. Chissà quanto pesa un casco del genere, un macigno, perché con tutti questi ingranaggi che si chiudono, si aprono, logicamente il modulare pesa di più di conseguenza di un casco integrale, ma qual è la normalità? È leggermente più leggero. Qui c'è tutta una serie di ingranaggi, tutta una serie di questioni che portano ad avere un peso superiore. Ma vi dico anche il peso, perché questo casco qua, diciamo nella normalità senza gli attacchi telecamera, pesa un qualche cosa come, pin lock incluso e tutto quanto, circa 1650-1680 grammi. È tanto, è abbastanza, però è ben bilanciato. Quando è aperto non si sente, sembra di avere un jet senza mentoniera, quindi molto molto bilanciato sulla testa, a differenza di quelli modulari che si aprono e rimane, che fa vela, sapete, quando si apre fa vela sulla mentoniera, sulla testa, sul cranio, proprio in cima, che quando c'è uno spostamento d'aria la testa, cos'altro, guarda, perché le cose mi vengono in mente man mano che lo guardo,
perché ho usato tutto quello che c'era da usare. Ah, una cosa importantissima, la pulizia. Oltre ad avere quella ciambellina che è utilissima, io non uso quella perché quella me la porto in viaggio, perché in viaggio mi capita, come da noi qua sulla strada per Vercelli è un paese qui a 50 km e ci sono le risaie eccetera, quindi quando si passa di lì è una tempesta di insetti e quindi quando arrivi a casa devi pulirlo il casco, non c'è verso. E quindi se sei in viaggio e ti capita una zona del genere che ti inondi di insetti, ti tempesti di insetti, ti serve quindi gonfi la ciambellina, rovesci il casco, prendi una spugna umida e lo lavi, no? Per lavarlo logicamente la visiera devi lavarla bene, deve essere bella trasparente, altrimenti fa riflesso col sole, non vedi un pefero. E quindi questo casco qua ha la possibilità di staccare la visiera in 448. Vi faccio vedere. Allora, ve lo metto in una posizione che potete, speriamo, possiate vedere bene. Allora, guardate. Allora, innanzitutto ci sono queste levette qua. Non so se si riesce a vedere bene. Questa si tira su, si solleva e vi faccio vedere. Guardate, allora. Ve lo metto a favore di camera così vedete tutte e due le parti, guardate, si stacca di qua e di qua e la visiera si estrae. Adesso lo faccio da una parte, e l'altra parte. Avete visto com'è facile? E si va a pulire, ok? Per il reinserimento una, guardate come si fa, vi ingrandisco un pochino l'immagine. Allora si infila nella parte anteriore, ok, benissimo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, perché ormai siamo arrivati alla fine. Se così è stato, un bel pollicione in su. Ricordatevi di iscrivervi al canale, che per me è utilissimo che voi vi iscriviate al canale, perché così mi date una piccola mano a far crescere il canale, a far crescere quindi i contenuti, perché mi date la prova che qualcuno guarda i video e quindi vedo le visualizzazioni, vedo gli iscritti che aumentano e per me è grande soddisfazione. E quindi cerco di darvi sempre più contenuti, sempre più interessanti, anche secondo quello che mi chiedete, le varie curiosità. Non mi rimane che salutarvi, rimandarvi a un prossimo video. Un ciao, bye!